Bentornati, oggi è 29 gennaio ed oggi iniziano ufficialmente i tre giorni della merla. Sono i tre giorni che per tradizione sono i più freddi dell'anno. Però Giacomo, ieri a Roma si stava benissimo. Ieri era una giornata calda. E anche in altre città d'Italia. Quindi c'è qualcosa di strano, un clima un po' anomalo. È proprio di questo che vogliamo parlare, lo facciamo con il nostro prossimo ospite, Giuseppe Caporale, che ha scritto per Rubettino Eco Shock, come cambiare il destino dell'Italia al centro della crisi climatica. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno, buongiorno a voi. Giuseppe, io partirei proprio dal titolo del libro. Ci puoi raccontare perché il destino dell'Italia al centro della crisi climatica? Perché purtroppo il libro contiene una notizia che credo sia importante far sapere con la nettezza che le è dovuta, nel senso che purtroppo il clima del Mediterraneo, il clima mite del Mediterraneo è morto, nel senso che eravamo abituati a un clima diverso e a causa appunto di questo che possiamo assolutamente definire, quantomeno per il Mediterraneo, un eco shock, perché mentre per il resto del mondo siamo dentro una crisi climatica che avrà dei tempi diversi, purtroppo per il Mediterraneo questa crisi è accelerata da una serie di fattori che nel libro sono ben spiegati da 90 climatologi, e l'Italia si trova al centro del Mediterraneo e si trova al centro di questo anticipato sconvolgimento, che è uno sconvolgimento che sta riguardando tutto il mondo. Quindi il libro cerca semplicemente di dire: non è un problema che avremo tra 10 anni, è un problema che abbiamo da ieri. E quindi dobbiamo agire adesso. Agire significa banalmente adattarsi, perché ovviamente quello che purtroppo, un'altra verità scomoda che il libro racconta, è che quello che abbiamo perso è difficilmente recuperabile, no? Spesso si immagina che c'è anche una certa retorica che presuppone che determinati comportamenti possano riportare a una situazione ex ante. Questo purtroppo non sarà possibile. Si potrà, con una serie di comportamenti, mitigare, allentare, ridurre questo impatto che purtroppo per l'Italia e per il Mediterraneo è già in atto e rischia di crescere sempre di più. E l'altra grande, purtroppo, verità scomoda è che non dipende tutto questo solo dalle azioni che possiamo fare in Italia o che possiamo fare nel Mediterraneo, perché ovviamente il clima tiene insieme dei comportamenti che devono essere ovviamente mondiali. Quindi quello che possiamo fare noi è difenderci da questo enorme sconvolgimento. Quali sono gli effetti visibili di ciò che ci stai descrivendo? Che cosa è già accaduto che ci indica esattamente questo? Innanzitutto il fatto che non esiste più appunto un clima mite, innanzitutto il fatto che gli eventi estremi non sono una casualità, ma sono un ritmo incessante che noi riteniamo... classifichiamo un evento estremo l'eccesso di caldo, l'eccesso di freddo, l'eccesso di pioggia, no? Oggi come oggi non avremo più un impatto normale col nostro clima, no? Quante persone sono andate al mare in questo weekend? Quante persone avete visto nei vostri strumenti digitali andare al mare, no? Non è un fatto, usuale per un periodo di questo genere, così come non è più un fatto usuale che città si allaghino facilmente nell'arco di 30 minuti. Quindi questi fatti, questo tambureggiare di eventi, questo moltiplicarsi di eventi, nel 2023 i conti sono ancora in corso e i climatologi ci daranno il dato puntuale, ma siamo ben oltre i 300 eventi estremi, no? E molti dei quali li ricordiamo per fatti di cronaca, ma dobbiamo dirci, no, onestamente, che non sempre queste vicende hanno la dovuta rilevanza, perché spesso tendiamo a ragionare a collocare un evento estremo rispetto al numero delle vittime che questo comporta. La verità è che questi eventi molto spesso non fanno notizia, ma aggrediscono beni come case, luoghi di lavoro, strade, percorsi. Per fortuna non sempre ci sono vittime, ma poi le vittime molto spesso sono i più fragili, no? E quindi un po' come il Covid, il cambiamento climatico picchierà e farà male ai fragili del mondo e ai fragili di questo paese.
Un evento che ha fatto notizia è stato l'alluvione in Emilia Romagna. Mi piaceva sottolineare, nel libro tu dai voce a decine di esperti, 90 dossier sul tema vengono analizzati, sei andato fisicamente proprio nei luoghi dove si possono già vedere gli effetti dei cambiamenti climatici e descrivi proprio regione per regione quello che potrebbe succedere. Hai descritto anche quello che poi è successo in Emilia Romagna, il libro esce più o meno a ridosso di quell'alluvione. Sì, diciamo che io per 20 anni sono stato il giornalista del giorno dopo, nel senso che molto spesso tantissimi che fanno questo mestiere sono abituati a raccontare un fatto il giorno dopo. Il libro tenta di essere il lavoro di un giornalista del giorno prima, cioè quello di prendere di utilizzare tutti gli strumenti possibili. Semplicemente il libro mette insieme i dati dei climatologi con i dati dell'ISPRA sul rischio idrogeologico e questo regala di fatto una mappa puntuale di quali sono, come dire, i punti fragili del nostro paese, e ha fatto sì appunto che l'Emilia Romagna, e non solo l'Emilia Romagna, sia oggetto di attenzione di tante pagine del libro. Purtroppo, diciamo, non è solo l'Emilia Romagna, l'Italia è fortemente a rischio per consumo di suolo, per fragilità strutturale, e credo che sia un problema che debba riguardare non solo l'Italia, ma cioè la salvaguardia di questo paese sia un problema, diciamo, non solo italiano. C'è chi si è messo in pista in bicicletta non per fare la sentinella al clima e al meteo, ma che comunque probabilmente avrà registrato nei suoi viaggi qualche cosa. Stiamo parlando di un giovanissimo, si chiama Alberto Murgia, un giovane sardo che è partito da ottobre in bicicletta dalla Sardegna per arrivare a Capo Nord. È collegato con noi. Buongiorno innanzitutto, Alberto. Buongiorno. Allora, in questo momento dove ti trovi? In questo momento mi trovo in Finlandia. Temperatura quest'oggi? Ma quest'oggi, da ieri, è arrivata proprio un'ondata di caldo, siamo sui -1, ieri faceva -5. Ah, decisamente caldo, ci sembra di capire. Allora, questo è il tuo viaggio di ritorno, tu stai ritornando pian pianino, perché appunto il tuo viaggio, che è partito a ottobre, ha preso piede dalla Sardegna per arrivare fino a Capo Nord. Come è cominciato questo viaggio, Alberto? È cominciato praticamente da casa mia, sono partito dalla Sardegna, ho attraversato tutta la Sardegna, vabbè, l'Italia, Austria, Germania, Repubblica Ceca, Danimarca, e poi mi sono imbarcato appunto in Norvegia, dopo è iniziato a essere tutto coperto di neve e ghiaccio, e da lì tutto il viaggio fino a Capo Nord. Ho attraversato Svezia, Finlandia del Nord, adesso poi di nuovo in Norvegia, e adesso sto rientrando dalla Finlandia. Stiamo parlando di clima, Alberto. Ci sono stati dei momenti in cui hai avuto difficoltà proprio legate alle condizioni climatiche? Beh, sì, sicuramente al nord. Sicuramente al nord, con le strade aperte, senza coperture, il vento e le bufere di neve, sicuramente è stata la parte più impegnativa. Principalmente quindi il vento nelle strade aperte del nord. Alberto, tu sei giovanissimo, hai una 20 anni e ti sei imbarcato in questa impresa. Cosa ti ha spinto a farlo? Qual è la passione che ti muove? Qual è l'esigenza che ti ha spinto a metterti su due ruote e a percorrere strade che, per tua stessa missione, insomma, hanno incluso anche dei momenti difficoltosi per quanto riguarda il meteo? Sì, ma io facevo sempre trekking, arrampicate, stavo spesso in montagna, e per quest'anno ho deciso di fare una nuova esperienza, di provare a viaggiare con la bicicletta. Avevo anche un sogno di vedere questi paesaggi nevati in inverno, vero, che io non ho mai visto, e quindi ho deciso di venire quassù, ecco. Alberto, per quando è previsto il rientro a casa? Diciamo che il viaggio cambia sempre in base a ciò che mi succede giornalmente, però credo tornerò tra qualche mese, intorno a marzo. È bellissimo sentire la capacità di un ragazzo come Alberto di dire: ma credo, forse fra
qualche mese, eccetera. Noi oltretutto in questi giorni sì, sapevamo che si sarebbe collegato alla Finlandia, ma non avevamo certezza della posizione esatta, perché poi il wifi non si trova sempre, le condizioni non sempre sono favorevoli, eccetera. Naturalmente, per intraprendere un viaggio del genere, io immagino, Alberto, che ci vogliano studio e allenamento, ma parecchi proprio. Sì, esatto. Vabbè, diciamo, l'allenamento ce l'avrei, ho dovuto solo prepararmi e studiare sull'attrezzatura e come stare, diciamo, al freddo. Quindi sacchi a pelo, fornello per cucinare. Per esempio, sulla bici ho dei copertoni chiodati per percorrere queste strade. Però sì, c'è stato un po' di studio dietro. Alberto, ma tu da grande cosa vuoi fare? Hai un sogno di un altro viaggio? Ci stai già pensando? Bella domanda, ora non ho ancora deciso, ci penserò nella strada del ritorno. Pedalando. Sulla via del ritorno. C'è una cosa che però tu dici, Alberto, che ci è piaciuta molto. Noi stiamo parlando questa mattina qua in studio di cambiamenti climatici, delle difficoltà anche che stiamo vivendo in questo 2024. Tu dici, io imparo dalla natura, non la sfido, che per quanto ci riguarda è anche un bellissimo modo di viverla, ma anche di rimanere, come dire, con quella capacità di apprendere, non di andare contro la natura, ma di seguire un po' la stessa corrente. È così? Sì, è così. Diciamo che magari uno guardando il video potrebbe pensare che la sfido, ma in realtà è proprio il contrario. Comunque mi preparo, cerco di imparare da queste situazioni, quindi appunto è per questo. Non la sfido, però piano piano, facendo esperienza, riesco a capire come comportarmi e quindi a viverla in modo sicuro. Grazie Alberto Murgia, ti facciamo un applauso. Grazie. E ti auguriamo tutti una buona continuazione del tuo viaggio. Passa a trovarci se passi per Roma in un altro viaggio. Giuseppe, il tuo libro, 282 pagine, è una sorta di viaggio nel nostro bellissimo paese, e io volevo risottolineare un concetto che è anche il titolo del primo capitolo: non si torna indietro. Ma davvero non possiamo più tornare indietro? Purtroppo no. Riflettevo su quanto abbiamo appena sentito e su, no, il concetto di adattamento e di rapporto con l'ambiente. È ovvio che oggi siamo dentro lacrime di coccodrillo del mondo dell'Occidente rispetto al consumo e all'uso che abbiamo fatto di questo pianeta. Però se parliamo di transizione dobbiamo parlare di sostituzione e non di sottrazione, perché se la transizione deve essere solo sottrazione, quindi togliere qualcosa al benessere che abbiamo costruito, è sicuramente un grandissimo problema. Deve essere sostituzione, ci deve essere un altro modello di sviluppo, e forse un altro modello di sviluppo è possibile, ma ancora oggi non è chiarissimo. Non si torna indietro perché purtroppo quello che hanno spiegato i climatologi, quello che abbiamo perso in termini di clima, quello che abbiamo purtroppo già consumato e riscaldato questo pianeta, e soprattutto nel nostro caso nel Mediterraneo, non si potrà recuperare. Andiamo violentemente verso un aumento nel Mediterraneo di 2 gradi, non più soltanto 1,5 gradi, che l'abbiamo già da molto superato rispetto alla media mondiale, e se superiamo i 2 gradi avremo ulteriori drammatici sconvolgimenti di questo nostro difficilissimo sempre più rapporto con il clima. Quindi no, possiamo solo adattarci, ridurre il nostro impatto, ma non basterà che lo facciamo noi. Servirà un'azione di forte pressione e coinvolgimento degli altri pezzi di mondo, che devono urgentemente fare la loro parte, altrimenti, diciamo, la best practice dell'Italia, dell'Europa, non basterà per ridurre questo impatto. Papa Francesco sul clima si è pronunciato alla 28ª conferenza delle Nazioni Unite, cercando di dire: attenzione, fermiamo il delirio di onnipotenza in cui siamo coinvolti e che ha coinvolto l'umanità fino a questo punto. Tu ci dici che noi possiamo fare, c'è una parte di realtà che possiamo cambiare, stando tutto quello che ci siamo detti, che insomma indietro non si riesce a tornare. Se non si inverte la tendenza, se queste parole non verranno ascoltate, che cosa rischieremo da qui a 50 anni? Che cosa rischieranno le generazioni future? Credo che purtroppo questo
non sia nella consapevolezza di nessuno, nel senso che un'altra scomoda verità è qualunque scenario prospettato dai climatologi sono scenari in positivo, no? Perché questa accelerazione non era prevista né programmata, no? Quindi in realtà i gravissimi rischi a cui stiamo andando incontro, no? Si dice che tra 100 anni alcune coste dell'Alto Adriatico saranno sommerse, ma non è detto che ci voglia così tanto tempo. Ecco, credo che quello che rischiamo è sotto gli occhi di tutti, no? Le semplicissime mareggiate che già oggi feriscono i nostri territori, la siccità che sarà, diciamo così, provo a fare una leggera previsione, nei prossimi mesi il tema centrale dei nostri telegiornali e delle nostre informazioni saranno purtroppo il nostro pane quotidiano. Quindi il ruolo del Papa è fondamentale, perché ci sono pezzi di mondo che devono con urgenza fare pace con tutto questo e mettere mano a una transizione obbligatoria, soprattutto per gli altri, perché l'Europa, l'Italia sta faticosamente trasformando il suo modello di sviluppo, tanti altri no, e il ruolo del Papa in questo è fondamentale. È necessario anche costruire una cultura del rischio. A che punto siamo? La cultura del rischio è, come dire, è un sistema di autodifesa dei cittadini quando oggi si confrontano. Cultura del rischio è fondamentale in un paese come l'Italia e in un clima come quello del Mediterraneo, perché siamo stati educati, siamo cresciuti, abbiamo sviluppato il nostro paese in un clima che non c'è più, no? Quindi il nostro principale compagno di viaggio è completamente cambiato, il suo modo di relazionarsi con noi è completamente cambiato. E quindi la cultura del rischio è adattarci a questo nuovo compagno di viaggio che rischia di porci dei pericoli in maniera troppo frequente. Grazie Giuseppe Caporale, ricordiamo il tuo libro, ricordiamo anche che i diritti sono devoluti per la costruzione della cittadella di Padre Pio, un centro oncologico in provincia di Vibo Valentia. Se ti alzi salutiamo insieme, perché abbiamo pochissimo tempo, sono andata velocissima. Esatto, però adesso ci siamo.